ero carico. Oggi vi farò vedere 5 consigli prima di comprare un PC da gaming. Sono Alla un grande, unicorno, guarda, Mauri. cominciamo col primo consiglio: Ecco. la fibra. Chi non sa cos'è la fibra? La fibra, da quello che so La io, fibra la si è mangia? la Eh sì. velocità di È quanto fibra. il wifi. La fibra è la velocità del wifi, Mauri. Lo sapevi? Ma... No, adesso lo Non so, è il grazie. materiale del cavo, è la velocità del wifi. Aspetta un attimo che apro il PDF e correggo la mia tesi che era sulle reti. Se voi a casa, per esempio, vi faccio l'esempio, non avete la fibra, scordatevi di avere un PC. Cioè, scusate. C'è qualcuno di voi ancora con la DSL? Bene, se hai un PC, buttatelo. Non serve a niente. Sì. Prima che mettessero la fibra, prima di qualche anno fa, la gente non usava i PC. Il wifi non è buono. I giochi non vanno. Parlo Gio ai miei giochi non vanno, ragazzi. i caricamenti. Non esiste, Mauro, il single player. E quindi Siamo. serve il wifi. Il secondo consiglio che Che vi do a dare, sì. Allora, devo dire che un PC portatile costa di meno. Non è vero. Ma in quale universo esattamente un PC portatile costa di meno? E siamo a due consigli E siamo a sbagliati. due cose sulle Vedi, però sbagliate. PC portatile da gaming costa di meno. Ma quando Costa di meno mai? anche perché i componenti di un PC portatile sono in miniatura. Mauri, per favore, scarica questo video. Ti ho preservato, va Dobbiamo bene. salvarlo. La Bibbia del PC da gaming. Oh. Windows o Vabbè, qua nel Mac? senso, sentiamo. Come, se volete appunto giocare per la gaming, Giocare per la noi gaming. Per la stiamo parlando di gaming. Usa un'azienda, la gaming di gaming. altri. Se voi usate il computer per altre cose, allora non vi Sì. consiglio il Windows, ma vi consiglio il Mac Ma perché perché? è più adatto per quelle cose. Ma Quali prima cose? di Per le quali, cose! quali, quali, quali cose? Ragazzi, se voi usate il PC non per il gaming ma per le cose, usate il Mac, capito? Il quarto Perché c'è scritto due? È sbagliato. Naturalmente sarà difficile trovare uno che vi assembli un PC. Ah, Perché? immagino. Vabbè, ve lo Rarissimi di questi dico perché è tempi. diverso dalla PS4. Voi, ragazzi, È potete diverso fare molto più sicuramente, semplice. La sicuramente. Ma PS4 non la qui devi andate assemblare! in un negozio della Sony o Negozio della qualsiasi Sony. negozio della Negozio della Sony. Sony, c'è scritto Alla sede so. Sony in Giappone. Alla sede in Giappone, vai lì, te lo monti tu sul momento. Invece, un PC fisso devi aspettare dei giorni, dei mesi, delle settimane Ok. per aspettare che sia assemblato. Cioè, non lo so, c'ha l'installazione automatica che ci mette tot giorni, te lo metti lì, si inizia a installare da solo, a prendere, tipo fotosintesi clorofiliana al sole, si mette lì a prendere i pezzi, si monta da solo, come funziona? Eccomi qua, Il ragazzi. costo. Quinto consiglio: io sono troppo piccola per avere un PC. Cosa Questo, vuol dire? ragazzi, è una cosa che sento dappertutto. Cioè, Ma ci sono dove? bambini A me non ha preso che 4 il anni. mio Ma PC non non avevi ha. la fibra, non potevi usarlo, Mauri. Quindi, ragazzi, vi consiglio di prendere un PC che non faccia schifo, cioè che almeno riesca a installare qualche gioco come Fortnite, Minecraft, Eh Call of beh, Duty, a qualsiasi cosa. posto. Quali altri giochi puoi mai A installare sul posto per PC, la Mauri? vita. Esistono altri PC? Non esistono altri giochi. Quello che voglio dire è di non comprare subito un PC da 4.000 euro perché tu compri una cosa che riesci a sopportare, Che riesci a sopportare? A E il PC ti sopportare. rompe le scatole, no? Tipo ti Mi sta lì, punzecchia Madonna, così. ti devo tenere, ti devo Sì, ti tenere. punzecchia e dici, ma io non ti sopporto più. No, tu devi sopportarlo il PC. Ti molesta, tipo gli metti il CD nel masterizzatore e te lo sputa in testa. Puh, gli metti le chiavette, questo lo prende, te lancia il CD, così. Tu ti arrabbi, no? Devi sopportarlo il PC. Prossimo video, Ho una Mauri. configurazione, mi sa. Oh, Mi vediamo un sa. po'. Il Il miglior miglior PC PC da da gaming gaming. economico, 600 600 euro. euro. Vale. Avete sicuramente letto dal titolo Sì. Ciao Addio! ragazzi, Ma bentornati. come include promozioni a pagamento? Ma che Panetti. cazzo? Oddio! Abbassa! Ma che sta succedendo in sto video? Niente, meme a caso. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Come avete sicuramente letto dal titolo, oggi andiamo a vedere assieme una configurazione piuttosto economica, ma con una buona componentistica hardware. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel like e di attivare la campanellina delle notifiche per non Ottimi perdere suoni. nessun. Come potete vedere, ho cambiato scrivania, è passato circa un mesetto dall'ultima registrazione. Ma Come? come? Un mese è passato! E poi ci vediamo subito. Ok ragazzi, eccoci qua con il primo componente. Il primo componente che andremo ad analizzare insieme è proprio la Buona, scheda buona. madre. La scheda madre è un componente essenziale. Questa scheda madre è dotata di 4 Mamma banchi di mia, RAM, i allontanati quali dal potranno microfono, andare per all'impegno. favore! Come RAM abbiamo scelto 2 Oh. banchi da 4 giga, quindi in No, totale dai. 8 Dai, ma giga. 600 euro, neanche 2 da 8. Ma Giga. poi Hanno una 3000 MB frequenza di per andare il più 3000 economico MHz, possibile. soprattutto per avere un PC da gaming economico, vi assicuro che 3000 MHz non sono affatto pochi. La Ma RAM di 8 giga marca sì. VAT, dove ho il cursore ora, si trova esattamente qua, il processore.
come processore. Ma che cazzo? Ma come? Mamma mia. Cosa mi tocca vedere, ragazzi? Oh Gesù! Oh Gesù! Il tuo Intel i5-9400 che di base a 2,9 GHz, ma visto che unlocked raggiunge fino ai 4,10 GHz. Meno male che unlocked, Mauri. Pad, 120 euro per un processore, vi assicuro che sono affatto pochi. Sono affatto pochi. Il componente in questione è la scheda video. La scheda video è un elemento essenziale per l'ambito gaming. E noi abbiamo scelto proprio una 1030 della Palio. Oh! effettivamente c'ha ragione, è essenziale. Sì, sì, è vero. Quant'è che viene questa poi? 101 euro. Mamma mia. Cioè, nel senso, ha ragione. Ecco, ok. Il ragionamento è giusto, non è che dice, grazie a 1030 non c'è un cazzo adesso. Però adesso è la scheda video importante, quindi 1030. Cioè, dici che la scheda video è importante, però in questo momento non ci puoi fare non un puoi cazzo. Non puoi prendere nient'altro, sì. Piuttosto compri un processore, oltre ovviamente a un processore che, soprattutto che entra nella scheda madre che hai preso, sì, anche un processore con la scheda video integrata. Così, ragazzi, lo consiglio anche voi. Prendete un processore, specialmente adesso che escono tra 3 settimane gli Intel di 11ª gen, che ha, diciamo, c'è stato un bel salto generazionale delle schede video integrate. Un po' come con i nuovi Ryzen, quelle vecchie. Esatto. Aspettate i processori di 11ª gen. Vi prendete un processore con la scheda video integrata e tenete quella, perché tanto questa qua è come una scheda video integrata, anzi è peggio delle schede video integrate che usciranno nell'11ª gen. Quindi a sto punto prendete quello, usate la scheda video integrata, ti stringete i denti e aspettate che la situazione torni, perché sono 100 euro buttati. Questo. Eccoci qua sempre con la nostra amata scheda madre. Sì, che non si accende. Esattamente in questo punto. Sì. Ed il processore che andrà che non andrà a posizionarsi in quel punto, messo, cioè, ce lo metti sopra, però non puoi schiacciare. Sì, sì, sì. Sono presenti ben 4 banchi di RAM. No, non sono presenti 4 banchi. Ci puoi mettere 4 banchi? Sono 4 slot. Andremo a sfruttare il dual channel, che è una strategia per rendere il nostro un tema, praticamente, più veloce. Ma ci spieghi perché il dual channel ci rende il PC più veloce? La marca delle RAM in questione è quella della Viper. Ce l'hai già fatto hanno vedere. Una frequenza di 3000 MHz. Ancora? Vi assicuro che non sono affatto sta leggendo il tema. Per un PC setup piuttosto economico. Ma siccome ha rimesso la clip, Mauri, dici? Il nostro spazio di archiviazione andrà a depositarsi esattamente sotto. Andrà a depositarsi? Scusa, aspetta. Dov'è che andrebbe a depositarsi l'SSD? Fammelo vedere. Vedere un attimo non meglio. Bene, vediamo. Andrà a depositarsi esattamente sotto questa scritta. Sì? Sei sicuro? Io non ne sono molto convinto. Io vedo lì per ficcare l'SSD, lo vedo un po' più in alto. Stacca sta plate in metallo, track, e poi ce lo mette sotto. Quella in questione è quella della Crucial. Dotata di spazio e viaggia ai 3400 MB al secondo. Chilometri all'ora. Viaggia, ragazzi, parte proprio. Prendo la lanci e vola. 3400 km/h. Un cavo HDMI. Molte uscite audio. Allora, non è che tutti i jack 3.5 sono uscite audio. Molte uscite audio, Mari, capito? Cioè, tu due puoi attaccare... sono ingressi, comunque. Sì, sì. Pensa quante casse puoi attaccarci lì. Miliardi. Per quanto riguarda l'alimentatore, ho preferito affidarmi ad una marca piuttosto affidabile. Vai. A me non piace, onestamente, sto alimentatore. Non sono un esperto. Non lo so, mi piace. La marca, sì, ok. A parte che non vuol dire un cazzo, Corsair ha fatto anche IWS, quindi non... la marca affidabile, infatti. Però gli alimentatori di merda li fa anche la Corsair. Passiamo ora all'ultimo componente, ovvero il dissipatore. E il case giustamente non serve, puoi anche montarli fuori dal case. Come dissipatore ne ho scelto uno della Cooler Master a liquido. La doccia, ragazzi, ovviamente van tutti a prendere quello da 50 euro. Per quale motivo questo affare qua da 2,40 costa 50 euro, mentre gli altri costano almeno il doppio? Evidentemente gli altri sono dei pezzi di merda. Cioè, questi qua sono gli unici non vale la pena prendere gli altri. Esatto, non vale la pena. Questo qua costa 50 euro, ragazzi. Cioè, guarda i tubi. I tubi, Mauri, mi sembra che letteralmente se tu li prendi e fai così e tipo li tiri, si rompono nel momento in cui sono da quanto sembrano sottili. Chip al massimo. Mauri, voglio guardare il mio Lior PC da 15 minuti, aiuto. Mamma mia. Mauri, ma perché è il miglior PC da gaming, ma è anche il suo. Qui ha detto, è mio, è il migliore, è il mio Lior. È un genio, ragazzi. Io ho un buon computer, ragazzi, ho un computer fisso, ovviamente con il case, con una scheda, una buona scheda grafica, una buona quantità di RAM, eccetera. Ma perché non ci dici, ragazzi, che cos'hai anziché dirci che è buono? Lasciate un bel mi piace. Allora, ragazzi, per sapere bene
che computer comprare, rispettivamente alla qualità, bisogna sapere quali sono i componenti. Rispettivamente alla qualità. Allora, sì, al personal computer. Ma un PowerPoint. Ma che cazzo è? Ma davvero? Sì, è un PowerPoint. Ma che cazzo, ragazzi? È un computer che può essere usato. Sono, cioè, la tesi di terza media questa. Questa è una slide già migliore, però il testo deve essere più grande. Scheda madre, scheda video, scheda audio che... può essere, può anche non esserci. Non, di, non so dove, non può non esserci, c'è ovunque. Insieme, alimentatore. La CPU è la parte... ma questo qua... Central Processing Unit. Mamma mia, ragazzi. La componente di un calcolatore. Oddio! Come ha fatto a diventare questo? Non lo so! Ragazzi, la RAM, per chi è un youtuber, una persona che vuole giocare, è molto importante. Ah, solo per loro? Sì, solo per RAM. Noi. Se tu fai il grafico, no, non ti serve la RAM. No, non, puoi anche non metterla. Vabbè, andiamo avanti, ok. Ma qui ci consiglia il PC. E guarda, allora, ragazzi, questo sito è molto incasinato. Se si dita mezzo G, mezzo terra. Ma sono 1000 euro! Ma che cazzo? Andiamo a vedere il miglior computer che ho trovato. Madonna, ho alzato un po' il migliore che ha trovato. Però ma hai detto 500 stock. Esatto. Cos'è la RAM stock? Stock. Buono e basta. Non sai qual è? Come fai a sapere che è buono se non sai qual è? Cosa vuol dire che è buono l'SSD stock? Cosa vuol dire? E comunque non è 500, è 900 adesso. E sei lontano anni luce dai 500 euro ancora. Sei quasi al doppio. Quanto costa quel di 3 per arrivare a 900 euro di PC? Ah, no, è un i5. Ah, stock. Stock. Qual è la CPU stock? Non capisco. Ah, stock è di 3. Quello che c'è sotto sopra, sì. È più veloce e più moderno. Non è vero! È più moderno. È la stessa generazione, non è più moderno. Ragazzi, è il migliore che ho trovato con questi componenti. Non ci credo, sono dei buoni componenti. Impossibile. No. 16 GB di RAM DDR4 è uno dei best formati. Vorrei chiedergli gli altri quali sono. Volete comprarlo di base con l'Intel Core i3? Non ve lo consiglio. No. Vi consiglio di upgradarlo, quindi... spendere 70 euro in più. Eh beh sì, da 500 euro 1000 la stessa cosa, ragazzi. Sono delle differenze di prezzo minime, ovviamente. Con l'Intel Core i3 non ci fate niente. No. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È un razzo. E i3 e i5, ragazzi, due pianeti veramente diversi. È come paragonare la Luna a Giove, la stessa cosa, no? Cioè, perché fai questo video con un PC da 1000 euro, poi scrivi 500 euro? Cioè, ma non è proprio oggettivamente. Perché?